Mimir, di quale vita innocente stai parlando? Cosa hai fatto? Ciò che consideravo giusto, o almeno che consideravo furbo. Qui potresti sfondare il terreno. Da qui è impossibile sfondare il terreno. Dobbiamo andare più in alto. Forse c'è modo di usare quell'elevatore. All'altezza puoi schiantarti e rompere il terreno. Vieni a vedere, Mimir. È la chiave che stavamo cercando. Ora dobbiamo raggiungere la torre sulla spiaggia. Cosa stai nascondendo? Laggiù. Ma che stiamo facendo, Mimir? Rimediamo a un errore. Usa la chiave con la serratura, fratello. Bene. Che ne dici di suonarlo più forte che puoi? Mimir, spiega. Speravo che ormai fosse fuggito, invece dobbiamo assolutamente liberarlo. Che cos'è? Un Linkbacker. L'ho catturato molti anni fa. Giusto, abbiamo legato anche le pinne. Puoi? Certo che abbia desiderato a lungo di morire, ma ora la libereremo. Così poi...
Qualcosa di illuminante? Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Laggiù. La pinna, se solo... Lo so. Quel molo è ancora inaccessibile. Forse potremmo occuparcene da quassù. Così forse raggiungiamo la coda della creatura. Torniamo alla barca. Hmm.
Guarda, laggiù. Anche la coda deve essere legata. Potremmo usare quella corda per arrivare dove ci serve. Libera! Che succede? Forse ha bisogno di un incoraggiamento. Puoi portarmi vicino al suo occhio così posso parlarle, fratello? Forza, bestiona piagnucolosa! Show! Non si muove. Perché non si muove? Si deve essere abituata alle sue catene. Ma... no. No, noi possiamo farcela. Basta farla sloggiare, spaventarla, fare qualcosa. Non possiamo rimettere le cose a posto. Possiamo solo migliorarle. Almeno può sentire il vento sul muso. Spero che le sia di conforto. Ma questo non è sufficiente. Raramente lo è.